Stefano Jacoviello, che è partecipatore attivo dell'FCB, Festival Contemporaneamente Barocco, ci può fare un bilancio su questa manifestazione appena conclusa, sì? Il bilancio è estremamente positivo perché è un bilancio che ha moltiplicato il pubblico di più del doppio. Abbiamo più Le prime due. 87% di presenze nei concerti e un più 187% di presenze negli appuntamenti della didattica. E quindi insomma, su 16 eventi il pubblico è esploso. Abbiamo 263, 2000, scusate, 2636 spettatori, abbiamo contato quest'anno. Quindi comunque la cosa che ti fa stringere il cuore, diciamo, è vedere un pubblico composto, un pubblico così variegato. In tanti anni che faccio spettacolo, il pubblico che ho visto l'altra sera al concerto di Savall e Andrew Lawrence King, sinceramente era commovente. Quindi io penso che il festival sia riuscito perché ha innanzitutto costruito un pubblico che viene così numeroso, 500 spettatori, a vedere un concerto di Viola da Gamba, che non era Jovanotti. E poi perché questo dà un impatto nei confronti della città proprio per la ricostruzione della sua identità. Il mio interesse per la costruzione di una teoria semiotica che permette di fare l'analisi della musica è sempre stato forte e quindi questo mi ha portato attraverso la mia vita di studioso. Dall'altra parte suono e studio musica da quando avevo 7 anni e quindi là c'è un'altra vita, quella dell'artista, quella del compositore, che invece va in un'altra direzione e che anche quella ha avuto delle fasi, ho attraversato diversi generi musicali fino ad arrivare al teatro, che per me era assolutamente impensabile quando avevo 18 anni, invece ora è un po' il punto centrale della mia vita. Quindi, e poi insegno semiotica dello spettacolo, ho insegnato estetica del cinema contemporaneo, insomma, mi sono occupato di immagine digitale, testimonianza, tutto il lavoro fatto con il mio amico Marco Di Noi ruotava intorno a questo impegno del lavoro dell'intellettuale. Io penso che noi non siamo chiamati a insegnare la strada, siamo chiamati a agire noi direttamente su quella che è il sistema della cultura e fare in modo che la cultura sia accessibile, ma senza decidere cosa è buono e cosa è cattivo, dare gli strumenti alle persone per capire cosa è buono e cosa è cattivo. Sarebbe bello riuscire a costruire degli spazi di discussione che mirino a far capire alla gente, anche lì, ancora una volta, per strada, qual è la condizione delle persone che vivono in questo modo, farle capire. Spesso la gente non sa, la gente pensa che gli stessi studenti, mi è capitato tante volte che gli studenti pensassero che guadagnassi chissà quanti soldi, quando invece sono state pagate delle cifre irrisorie a cui nessuno crede. Penso che in tutte le proteste che sono state fatte negli ultimi anni dagli studenti e dai ricercatori all'interno della crisi dell'università, fra le cose più efficaci che ho visto è stato quando hanno chiamato un ricercatore italiano intorno ai 55 anni e un ricercatore italiano che è diventato ricercatore di ruolo in Francia a 29 anni e hanno mostrato le loro buste paga. Allora, vedi che il ricercatore a 55 anni, che è appena entrato a 55 anni, prende la metà di quello che a 29 anni prende il ricercatore in Francia. La cosa che spesso esula dai dibattiti è che c'è una differenza fra cultura e intrattenimento. L'intrattenimento è progettato per utilizzare lo spettacolo come merce da vendere, quindi io sto vendendo alla gente del tempo piacevole. Questo è l'intrattenimento, che non ha niente di male, niente, non è niente di moralmente negativo, è una cosa, è un lavoro come gli altri. La cultura, quindi l'intrattenimento è qualcosa che viene costruito per far divertire la gente. La cultura è una cosa che è fatta, che è progettata per il benessere della comunità. Qua sta la differenza. L'intrattenimento mira al piacere del singolo che ha la possibilità di acquistare quest'ora di divertimento. La cultura è fatta per il bene della società.
per il bene della comunità, per il benessere. La cultura serve a far star bene la gente.